Domani la scuola protesta nel giorno simbolico della fine delle lezioni in tutta Italia. Perché deve protestare la scuola? Deve protestare perché il prossimo anno scolastico è alle porte e le soluzioni per aprire l'anno scolastico in sicurezza, per aprire un anno scolastico nel rispetto dei diritti di tutti, sia degli studenti ma anche dei lavoratori della scuola, ad oggi non ci sono le condizioni, mancano e quindi se il governo si è impegnato con un patto per la scuola, per cambiare il paese, di mettere al centro la scuola, ma soprattutto il dialogo con le organizzazioni sindacali, con le parti sociali, per trovare delle soluzioni urgenti, condivise, per non disperdere i soldi del PNRR, e invece cosa è successo? Che nel decreto legge sostegni bis sono state approvate una serie di norme, sono state approvate un pacchetto sulla scuola che però non dà le soluzioni giuste su che cosa? Sul reclutamento, perché non va a reclutare tutti i precari, anzi porterà un record di precarietà il prossimo anno scolastico, addirittura non tratta il problema degli educatori, del personale amministrativo come degli insegnanti di religione cattolica, mentre gli insegnanti curricolari saranno pochissimi, un decimo rispetto ai posti vacanti e disponibili e alle assunzioni autorizzate. Poi c'è il problema della mobilità, i blocchi, i vincoli, che continua a esistere nonostante la riduzione da 5 a 3 anni dei divieti dei trasferimenti, c'è il problema del ridurre il numero di alunni per classe, per plessi, per sedi. Solo così possiamo pensare di evitare un ulteriore anno con didattica a distanza, in presenza al 50-75. E poi c'è il problema generale di una governance, il numero degli organici, per esempio, l'organico Covid da confermare, l'organico, tutti quei posti tagliati che invece oggi servono per rilanciare la scuola. Quindi sono degli obiettivi che la maggioranza delle organizzazioni sindacali rappresentative si è data e per questo domani si manifesterà tutta la giornata, in diversi orari, nelle varie piazze, a partire da quella di Piazza Montecitorio a Roma, nel rispetto delle regole per contestare anche il contagio, la diffusione del Covid, ma per dare un segno affinché il Parlamento e il Governo diano importanza anche a delle richieste che sono state avanzate nei tavoli tecnici con il Ministro in questi giorni. Thank you.